Comune di Siliqua, provincia del Sud Sardegna. Via Mannu numero 32, 09010 Siliqua. La sindaca, dottoressa Francesca Azzori. Allora, Azzori Francesca. Presente. Bacchis Bacchisi. Presente. Bacchis Giulia. Assente il giustificato, fuori per favore. Caddeo Luigi. Presente. Enno Fedele. Presente. Fanni Isacco. Presente. Chiari Antonio, Lai Antoniana, presente. Nonno Costantino, presente. Bacchis Elisa, presente. Agostini Mario, presente. Voi Giampaolo, presente. Tisi Maurizio, e aspettiamo per la giustificazione. Abbiamo il numero legale e possiamo iniziare. Iniziamo con il primo punto dell'ordine del giorno, che riguarda la ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 65 del 26/10/2022, variazione numero 9 al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 ai sensi dell'articolo 175 del 267 del 2000. Allora, la seguente ratifica riguarda la variazione di giunta numero 9 al bilancio di previsione finanziaria 2022-2024, nella quale sono state accolte le note pervenute da parte dell'ufficio del responsabile del settore amministrativo e servizio alla persona relativa alla richiesta di fondi da destinare alla copertura di interventi inderogabili di emergenza relativi al servizio sociale. Inoltre, il decreto legge 1 marzo 2022 numero 17 è convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022 numero 34 recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo dell'energia rinnovabile e per il rilancio delle politiche industriali. Occorre procedere all'adeguamento di alcuni capitoli di bilancio del bilancio 2022-2024 sia in parte entrata che in parte spesa. Consiglieri favorevoli, ci sono delle... No. Sì, volevamo capire, praticamente si fa riferimento qui a delle note, si fa riferimento anche effettivamente nelle altre variazioni di bilancio, certo, a delle note dei responsabili di servizio, sì. In questo caso responsabile appunto dei servizi amministrativi e alla persona, sì. Per esigenze inderogabili urgenti, ok, però siccome questa nota non c'era... né negli atti della delibera di giunta, certo, non c'è neanche negli atti della delibera di consiglio comunale, perché noi stiamo ratificando la delibera di giunta. Di che si tratta? Sono sempre delle richieste relative da parte del servizio per quanto riguarda inserimenti in struttura, oppure delle richieste formalizzate dal giudice per le quali non si può assolutamente derogare. Uh-huh. Certo. Potevano non essere presenti negli atti queste? Diciamo che c'è la privacy. C'era una questione di privacy. Esatto. Okay. Va bene così? Sì, grazie. Allora, mettiamo in votazione. Consiglieri favorevoli? Consiglieri astenuti? Immediata esecutività, consiglieri favorevoli, gli stessi.
Allora, secondo punto all'ordine del giorno, variazione numero 10 al bilancio di previsione finanziario 2022-2024, applicazione quota libera dell'avanzo di amministrazione esercizio 2021, accertato ai sensi dell'articolo 186 del decreto legislativo 267-2000. Allora, questa rappresenta la variazione nella quale si impegna l'avanzo libero dell'amministrazione. Quindi ricordiamo che con delibera del Consiglio Comunale numero 25 del 16 agosto 2022 è stato approvato il conto consuntivo relativo al 2021 e si sono ottenute le seguenti risultanze. Il risultato di amministrazione al 31/12/2021 era pari a 1.225.174,96, l'avanzo accantonato 466.803,99, l'avanzo vincolato 634.168,41 e l'avanzo libero 124.202,56. Non abbiamo avanzo destinato agli investimenti. L'avanzo libero quindi è la quota che l'amministrazione può scegliere a cosa destinare. Quindi anche in questo caso richiamo le note del responsabile del settore amministrativo e servizio alla persona pervenute in data 19/10/2022 e in giorno 24/10/2022 relative alla richiesta di fondi da destinare alla copertura di interventi inderogabili e di emergenza. La nota del responsabile del settore gestione del territorio con la quale si richiede l'applicazione dei fondi PAI 2021 della RAS Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione dei Rischi Alluvionali. Inoltre, ricordata l'emergenza energetica che sta comportando una forte esposizione finanziaria dell'ente con gli aumenti delle bollette di luce e gas e il decreto legge 1 marzo 2022 numero 17 convertito con modificazioni della legge 27 aprile 2022 numero 34 recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, richiamato l'articolo 187 del TUEL e il punto 9.2 del principio contabile, che testualmente recita: la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'articolo 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità. Per la copertura di debiti fuori bilancio, per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di quegli articoli 193, ove non possa prevedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento di spese di investimento, per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente, per l'estinzione anticipata di prestiti, resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione svincolata in occasione dell'approvazione del rendiconto sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. Inoltre, nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100% del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca comunque un pari livello di investimenti aggiuntivi. L'amministrazione intende appunto accogliere le richieste di variazione d'urgenza presentate dai responsabili dei settori e in relazione al procedimento di formazione del conto consuntivo 2021 i responsabili di settore hanno dichiarato l'inesistenza di debiti fuori bilancio. Quindi, visto l'articolo 187,3 bis del 267 del 2000 che stabilisce che l'avanzo di amministrazione non vincolato può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste agli articoli 195 e 222, utilizzo in termini di cassa entrate vincolate, anticipazione di tesoreria, ho fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di quell'articolo 193. Alla data della verifica contabile effettuata non risulta che l'ente si trovi nelle condizioni degli articoli 195 e 222 del 267 del 2000 e pertanto si può procedere all'applicazione dell'avanzo libero. Sono stati verificati gli equilibri di bilancio e verificato che con la variazione di bilancio di quella presente deliberazione viene assicurato il permanere di invarianza degli equilibri generali di bilancio e visti i prospetti allegati. Allora, l'avanzo libero che abbiamo appunto impegnato
è 120.000 euro, quindi non completamente, 120.000 euro. È giunto anche il parere del revisore contabile, che leviamo agli atti, e questo è quanto. Sì, una cosa soltanto, allora, quindi l'avanzo libero, quindi insomma ciò che abbiamo risparmiato dalle spese, quindi insomma ci sono pochi fondi, però evidentemente non siamo riusciti a spendere tutto, abbiamo un avanzo e quindi questo chiaramente destiniamo. Ecco, ci sono anche in questa delibera, noi vediamo delle note. La prima è quella. Ok. Poi delle note però qui del responsabile del settore gestione del territorio. Sì. Con la quale si chiede l'applicazione dei fondi PAI, RAIS, RAS, Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione dei Rischi Alluvioni. Di quando è questa nota? Esatto, allora la nota ci è pervenuta mese scorso. Mese scorso. E quindi poi ancora, ricordata l'emergenza energetica, quindi questo avanzo, questi 120.000, perché cosa li dobbiamo destinare? Ok, per questi interventi inderogabili, okay. E poi obbligatoriamente per i servizi indifferibili, che sono il pagamento delle bollette, c'è stato un incremento del 60% rispetto ai costi dell'energia elettrica relativi all'anno precedente, quindi la priorità assoluta va a garantire i servizi essenziali, quindi la corrente, l'energia elettrica presso le scuole, presso gli stabili comunali, eccetera. E comunque riusciamo a coprire solo una parte. Solo una parte. E quindi di quanto è aumentata la bolletta, se si può? Del 60%. Del 60%, quindi andavamo a pagare? Allora, stiamo pagando. Allora, questo modo che sia comprensivo, diciamo che a giugno avevamo già pagato il 90% di quello che l'anno precedente abbiamo pagato in tutto l'anno. Quindi relativamente a questo stiamo destinando dei fondi e non riusciamo a coprire tutto, però qui stiamo destinando dei fondi di avanzo, quindi che potevano servire anche per investimenti, perché è una delle tre voci, no? Per spese di investimento, quindi li stiamo destinando sulla base di quello che dicono i responsabili del servizio per queste cose. Stiamo affiancando per l'emergenza energetica a questa destinazione di fondi ulteriori un piano di risparmio? C'è una delibera in questo senso? Cioè, qual è il nostro piano di risparmio? Perché faccio un esempio, lei ha citato, va bene, le scuole. Tutta la notte le luci delle scuole sono accese, ecco, costi. Quando si fanno interventi di manutenzione all'illuminazione pubblica e si fanno la mattina, non si capisce un po' perché, però restano accese le luci a volte anche tutta il giorno, e questo è uno spreco. A livello di edifici comunali, non solo edifici, insomma, il comune, ma insomma tutti gli edifici comunali. Abbiamo una stima, io presumo di sì, di quanto spendiamo. Stiamo ponendo in essere operazioni di contenimento, di risparmio. Perché prima di spendere cerchiamo di, insomma, di, certo, di risparmiare. Per quanto riguarda sempre l'illuminazione, in alcuni comuni si stanno adottando degli accorgimenti anche negli impianti di illuminazione, probabilmente c'è anche da noi la possibilità, sicuramente, perché ormai questi impianti sono insomma, più o meno standard, no? C'è la possibilità di accenderli o spenderli, magari uno sì, uno no, insomma, saprà dire meglio, insomma, con degli accorgimenti tecnici che ci sono nell'impianto stesso. Quindi stiamo adottando queste tecniche, perché questi sono danari che noi stiamo usando per questo, però effettivamente noi potevamo usarli per la nostra, comunità. Certo. Ok? Quindi a questa cosa va sicuramente affiancato, alle spese dei danari pubblici va sicuramente affiancato un piano di risparmio. Ancora, leggo chiaramente qui. C'è anche un qualcosa che riguarda difesa del suolo, assetto idrogeologico, quant'altro, anche manutenzioni, ipotizzo. Allora, le manutenzioni, sindaco, purtroppo ne abbiamo avuto prova anche in questi ultimi giorni, e vanno fatte per tempo, perché poi succede un qualcosa, magari da una piccola problematica,
che si poteva risolvere a suo tempo, cosa succede? Se la trascuriamo, poi magari dobbiamo fare investimenti maggiori, sono sempre i denari pubblici che vanno persi, e io dico anche per questo che è successo qui al Monte Granatico, voglio dire, cioè qualche giorno prima c'era una manifestazione, ce ne sono sempre, con bambini, cioè si passa anche da là, voglio dire, cioè, grazie a Dio non succede, non è successo nulla, però era un pericolo, quindi queste manutenzioni facciamole per tempo, in modo tale da non doverci poi trovare a dover spendere tanti soldi per porre rimedio, diciamo, a dei guai maggiori. Certo. Semplicemente questo. Sì. Allora, rispondo brevemente, cercando di essere esaustiva su ogni punto. Per quanto riguarda la... parto dalle manutenzioni e dagli interventi, per quanto riguarda anche un criterio da darci sugli sprechi e sugli eventuali invece consumi virtuosi dei nostri edifici comunali. Allora, sin dal principio, con tutta la giunta e l'amministrazione, ma soprattutto con l'assessore alle manutenzioni e lavori pubblici, è stata fatta una cernita, una verifica di quelli che sono i consumi da parte di tutti i pod del nostro comune, quindi tutti i punti dai quali viene prelevata appunto l'energia elettrica, e si sta appunto procedendo a sanare alcune situazioni anche abbastanza complesse relative agli impianti esistenti, proprio perché gli impianti sono molto vetusti, quindi c'è da mettere mano pesantemente sulla parte elettrica. Sulla parte di condizionamento ugualmente stiamo provvedendo a sostituire le caldaie obsolete e passare magari a degli impianti che si approvvigionano di energia elettrica, visto che gli edifici sono dotati di impianti fotovoltaici che stiamo anche essi sistemando, perché alcuni hanno avuto delle problematiche relative appunto ai venti atmosferici abbastanza violenti. Per quanto riguarda le misure che stiamo adottando appunto per risparmiare, per ridurre gli sprechi, diciamo che siamo già al minimo indispensabile, perché comunque negli edifici, negli stabili comunali si è ridotto anche l'orario di accensione dell'impianto di riscaldamento. Nelle scuole si puntava a farli partire più tardi, però è arrivato il freddo prima e quindi non è stato possibile farlo. Per quanto riguarda l'illuminazione pubblica, gli uffici hanno fatto delle verifiche per capire se si poteva alternare l'accensione dell'illuminazione, però non è possibile nella maggior parte dei casi, perché come dicevo appunto gli impianti sono molto obsoleti e quindi è necessario intervenire con l'acquisto di dispositivi appositi, e porta ad avere dei costi in questo momento comunque non sostenibili da parte dell'amministrazione. O comunque si prevede di fare una sostituzione completa dell'impianto con gli incentivi e con i nuovi appunto finanziamenti che stanno arrivando e che abbiamo già provveduto a chiedere. Inoltre anche con l'Unione dei Comuni stiamo predisponendo un atto di indirizzo per spendere l'avanzo che appunto c'è in Unione proprio per interventi di efficientamento energetico, quindi anche questo sarà un altro modo per ridurre gli sprechi. Comunque i consumi non sono aumentati, sono rimasti stabili se non ridotti. È proprio il costo dell'energia che sì, è aumentato, esatto, quindi sì, non abbiamo assolutamente incrementato, anzi stiamo riducendo. Però anche nelle famiglie magari non sono aumentati i consumi, è aumentata la spesa, però siccome quando i fondi non ci sono la prima cosa che si fa è provare a ridurre i consumi, certo. Quindi da questo punto di vista noi ci saremmo aspettati, glielo dico, una delibera anche di giunta con le misure adottate, in modo tale da poter giustificare anche, a fronte di misure già adottate e poste in essere, anche una spenta di denari dei cittadini per questo motivo. Ecco, questo ci aspettiamo, no? Sì, quindi posso fare una precisazione? Per quanto riguarda il piano di richiesta del
settore tecnico nello scambio specifico per il rilascio. Sono quote, cioè sono finanziamenti ricevuti dal comune per il PAI, cioè il piano assetto idrogeologico. Il piano assetto idrogeologico è completo, cioè quello che noi abbiamo è completo, è stato aggiornato da poco. Adesso si è preso un altro finanziamento, si sta chiedendo di utilizzare gli altri fondi per poter continuare a pianificare meglio il territorio, quindi a studiare quelli che sono i rili anche minori, in modo da poter in qualche modo avere una foto del territorio dove ci sono maggiori rischi, quindi la definizione di HR1, HR2, HR3, HR4, HR3, HR2, HR1, HR4. Quindi è questo un finanziamento che va preso l'amministrazione e il responsabile della gestione del territorio lo sta utilizzando per poter completare lo studio del territorio, che è un buon punto. Con questo diciamo ulteriore finanziamento si può completare, visto che il nostro territorio è molto grande, si può continuare a completare il suo studio. Non sono fondi destinati alla manutenzione del territorio, perciò lui leggerà anche la sindaca, abbiamo avuto un ulteriore finanziamento per la pulizia del Rio Forus che c'è stato in qualche modo confermato alcuni giorni fa. Volevo solo puntualizzare questo. Ok. Sì, sappiamo di questo finanziamento che è pervenuto. Ok, va bene, abbiamo perso qualche altro, ne è arrivato questo, va bene. Ma al di là di questo, il nostro voto su questa diciamo su questa delibera, proprio perché non abbiamo questo piano e avremmo gradito avere questo piano prima di spendere questi danari che potevano essere destinati, abbiamo sempre destinato l'avanzo di amministrazione. E spesso anche in cose diciamo di un certo piano modo. L'abbiamo predisposta, però sì. L'abbiamo inviata alla regione per ricordarci. Va bene, noi in assenza di questo piano, in assenza di questo piano di risparmio votiamo, ci esprimiamo con l'astensione. Va bene. Altri interventi? Mettiamo i voti, consiglieri favorevoli? Consiglieri astenuti? Immediato contrario? Contrario? Astenuto. Immediata esecutività, consiglieri favorevoli? Stessi, astenuti. Allora, vediamo il punto numero 3. Riguarda la variazione numero 11 al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 ai sensi dell'articolo 165 del decreto legislativo 27 del 2000. Allora, non vi faccio tutta la salto la premessa che è uguale a quella precedente. Dunque, qua. Allora, quindi, visti i seguenti atti. DPCM 19 marzo 2021, misure urgenti in materia di sostegno alle imprese, operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali connessi all'emergenza da Covid-19, meglio noto come decreto sostegni. Il decreto legge 3012/2021 numero 229, misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19, disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. Viste le note del responsabile del settore amministrativo e servizi alla persona del 4/11/2022 relativa al potenziamento del sistema dei servizi sociali, la nota RAS assessorato dei lavori pubblici relativa ai contributi per la realizzazione di interventi per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua di competenza degli enti locali Rio Forus, la deliberazione numero 2643 della RAS dell'11 agosto 2022, attuazione degli interventi strutturali di tutela e valorizzazione ambientale delle aree di particolare interesse naturalistico Castello di Acquafredda, annualità 2022, legge regionale 12 marzo 2020, numero 10, articolo 3,5, richiamate la nota del Ministro dell'Istruzione, unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, istruzione e ricerca, protocollo messa in sicurezza palestre scolastiche, la nota del Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie, Fondo dei Comuni Montani anno 2022, protocollo numero 11.657 del 21 novembre 2022, visto il decreto legge 1 marzo 2022 numero 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022 numero 34, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica, del gas naturale,
per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, dato atto che occorre procedere all'adeguamento di alcuni capitoli di bilancio 2022-2024, sia in parte entrata che in parte spesa, ritenuto di dover provvedere a una variazione di bilancio necessaria per l'adeguamento delle previsioni, come previsto dal citato articolo 175 del 27 del 2000, dato atto che a seguito della variazione permane l'equilibrio di bilancio, si propone appunto di votare la seguente variazione. Quindi ve le riassumo. Avete domande su questo? Avete delle domande? No. Avete delle domande? No. Allora ve le enuncio più chiaramente. Quindi in questo caso stiamo, appunto, come detto precedentemente, mettendo una somma a disposizione derivante dai finanziamenti relativi alle misure per il contenimento e la diffusione dell'epidemia da Covid-19, quindi stiamo stanziando una somma a favore delle attività commerciali. Quindi, come detto in precedenza, per venire incontro appunto all'aumento sulle bollette che appunto hanno ricevuto i commercianti relative alla Tari nei mesi precedenti, stiamo mettendo la somma che avevamo detto avremmo messo a disposizione. E inoltre, quindi stiamo parlando di 34.000 euro, sì, circa. Poi, per quanto riguarda invece il finanziamento di cui parlava prima la funzione dell'ambiente, abbiamo appunto un finanziamento relativo alla manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua Rio Forros, ed è quello che appunto ha visto di circa 40.000, sì, 42.000 euro. Poi abbiamo la nota del Ministero dell'Istruzione, questo è un risultato molto importante in quanto ci hanno riconosciuto il 1.000.000 di euro, 1.007.000 euro che sono stati chiesti appunto per mettere in sicurezza la palestra dell'edificio delle scuole elementari, e metteremo in sicurezza la palestra e tutta la parte circostante, quindi verrà completamente rivista sia dal punto di vista degli impianti antincendio, impianti di illuminazione, la copertura, tutto quello che riguarda gli arredi e anche tutto ciò che riguarda anche magari la possibilità di utilizzare gli spazi esterni. Quindi questo è con piacere abbiamo inserito in entrata questo 1.000.000 di euro. E poi abbiamo un fondo che ci è stato riconosciuto come Comuni Montani, la richiesta ormai risale al 2019, 300.000 euro che avevamo richiesto appunto per la sistemazione delle strade montane a seguito dell'alluvione del 2018, e quindi ci sono stati riconosciuti 300.000 euro che stiamo inserendo in entrata. Inoltre abbiamo un contributo per quanto riguarda sempre il pagamento delle bollette dell'energia, che è di circa 30.000 euro, che appunto c'è stato riconosciuto come a tutti gli altri comuni. Quindi questo è. Quindi abbiamo, oltre a quei soldi di avanzo, abbiamo anche altri esatto, denari. Esatto, quindi quei 60.000 che ci mancavano ad oggi sono diventati 20.000, quindi okay. Siamo ancora sotto di circa 20.000 euro, però cioè per coprire la spesa? No, siamo fermi ad ottobre, quindi mancano ancora novembre e dicembre, e comunque abbiamo inviato appunto questo piano dei consumi, un piano di risparmio alla regione, e proprio oggi ci è arrivata la nota che ci riconosceranno anche l'altra parte. Ok, perché lo Stato sta facendo tanto per tutti, esatto, però il comune comunque deve fare la sua parte con il risparmio. Assolutamente. E questo è logico. Invece il finanziamento per la palestra di quando è la richiesta? L'abbiamo passato in consiglio. Era l'anno scorso. Okay. Abbiamo regolarizzato l'esproprio del terreno dove si trovava la palestra, perché non era mai stato regolarizzato. E a questo punto la domanda era stata messa con riserva. La domanda è stata presentata nel 2021, però abbiamo approvato, diciamo,
gli atti per la regolarizzazione dell'esproprio, gli scorsi consigli comunali nei mesi scorsi, è andata a buon fine, quindi per ora sono solo 13 comuni finanziati, quindi è un ottimo risultato. 13 in tutta Italia. Sì, è un ottimo risultato. Ben venga, cioè i finanziamenti li abbiamo persi, se ne arrivano siamo contenti di riceverli. Tutto quello che arriva è ben accetto, assolutamente. Mettiamo i voti, se non ci sono altre consiglieri favorevoli. All'unanimità. L'immediata esecutività, consiglieri favorevoli. Quindi allora andiamo al punto numero 4, che riguarda l'approvazione dei criteri generali per l'adozione del nuovo regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Passo la parola all'assessore al personale, così mi dà. Quali sono questi criteri generali, i principi? Allora, i criteri generali per l'organizzazione degli uffici e dei servizi. Aspetta, ti do il microfono. Certo. Allora, l'organizzazione degli uffici e dei servizi e la gestione dei rapporti di lavoro assumono carattere strumentale rispetto al conseguimento degli obiettivi e dei programmi adottati dagli organi del governo dell'ente. Nell'impostazione del regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi occorrono modelli di comportamento attesi o vietati di carattere generale da adottare all'interno dell'ente, capaci di incidere sull'organizzazione e di guidarla. Per questo motivo le regole devono essere comprensibili, chiare, non ridondanti, prevedendo il numero necessario di regole e di enunciati. Il regolamento deve essere concepito come uno strumento di supporto all'organizzazione che permetta di favorire processi di cambiamento, introdurre certezza e chiarezza sui ruoli fondamentali decisionali, stabilire i principi portanti di processi di lavori significativi, perseguire una strategia organizzativa e una corretta gestione delle risorse umane. L'obiettivo primario, nel rispetto del principio di sussidiarietà, è tradurre le esigenze della comunità in programmi, progetti, azioni che coinvolgano anche altri soggetti istituzionali pubblici e il settore privato. L'azione amministrativa deve tendere al costante miglioramento della qualità dei servizi e delle prestazioni, alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dei settori di intervento finalizzata all'utilità sociale a favore della comunità amministrata. Principi generali. Separazione tra politica e gestione, di cui gli articoli 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165, onde garantire che l'attività di indirizzo, programmazione e controllo competa agli organi di governo, mentre quella di natura gestionale spetti ai responsabili degli uffici. Il principio enunciato implica in particolare che gli organi politici esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati all'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. I responsabili degli uffici e servizi compiono tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, di organizzazione e gestione delle risorse umane, strumentali e di controllo, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, secondo i criteri di autonomia, funzionalità, buon andamento, imparzialità, economicità, efficacia, efficienza, veridicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse per il conseguimento della massima produttività. In particolare si dovrà garantire ampia trasparenza, intesa come accessibilità totale a tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, gli andamenti gestionali, adeguate attività di misurazione e valutazione per consentire forme diffuse di controllo interno e di informazione all'esterno, flessibilità organizzativa e gestionale della struttura e nell'impiego del personale, nel rispetto delle categorie di appartenenza e delle specifiche professionalità, in modo da agevolare quanto più possibile le relazioni con i cittadini e consentire risposte immediate ai bisogni della comunità locale. Articolazione della struttura organizzativa comunale per settori, struttura di massima dimensione, e per servizi, struttura di media dimensione, riferendo a questi ultimi funzioni omogenee collegate tra di loro anche mediante strumenti informatici, il cui uso diffuso e sistematico garantirà un'adeguata trasparenza e circolazione delle informazioni. Occorrerà distinguere tra strutture permanenti ed eventuali strutture temporanee, nonché
tra strutture di staff e trasversali. Le strutture delle unità che compongono la sezione amministrativa sono affidate alla responsabilità dei dipendenti, cui il sindaco ha attribuito le funzioni per la loro direzione. I dipendenti titolari delle funzioni di direzione per l'esecuzione delle linee programmatiche del sindaco e degli indirizzi consigliari coadiuvano la giunta nella definizione dei programmi annuali e pluriennali diretti a realizzarli, fornendo analisi di fattibilità e proposte sull'impiego delle occorrenti risorse umane, reali e finanziarie. Questi sono solamente i criteri generali, quindi, per l'organizzazione degli uffici dei servizi, quindi i principi generali da cui dovrebbe scaturire il nuovo regolamento. Il nuovo regolamento, certo. Sì, molto brevemente, sindaco, faccio prima di tutto una premessa. Ed è questa, che praticamente anche in occasione di questo consiglio comunale, perché questo consiglio comunale ci sono stati dati 2 giorni di tempo, perché è stato siamo stati convocati il 28 novembre. Abbiamo nell'ordine del giorno la dicitura che ci indica che ci sono delle scadenze amministrative, va bene, però io vedo che le proposte di deliberazione sono del 17, del 16, le proposte quindi del 16 novembre, del 17 novembre, del 25 novembre, forse si poteva anche convocare nei tempi dovuti, con i 5 giorni di tempo, abbiamo fatto tutta una serie di consigli comunali da giugno ad oggi, mi sa che ce n'è stato uno convocato nei 5 giorni, siccome, e io parlo per me, per i miei colleghi, collega Boi e collega Pisu, siamo dei lavoratori, abbiamo necessità anche proprio per poter svolgere al meglio quello che è la nostra funzione di consiglieri comunali, anche di avere il tempo di formarci, di informarci, di poter, gli atti che ce li mandate non sono completi a volte per queste cose, qualcosa della privacy va bene, però mancavano anche altre note, quindi ci troviamo in difficoltà, quindi effettivamente vi chiediamo di ridurre veramente al minimo indispensabile le convocazioni dei consigli comunali all'ultimo minuto, perché è importante che anche noi consiglieri del gruppo di minoranza possiamo, per i consiglieri di maggioranza è oggettivamente più semplice, per noi è un pochino più complesso, quindi metteteci nelle condizioni di poter operare al meglio, di poterci informare anche proprio per svolgere appieno la nostra funzione, anche propositiva e quant'altro. Con riferimento invece, detto questo, è un orario anche magari anche congruo, insomma anche eventuali impegni lavorativi, ok? Quindi si può pensare anche a una cosa di questo tipo. Detto questo, passando all'ordine del giorno, che riguarda i criteri generali per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, quindi è quello che noi consiglieri comunali, il consiglio comunale chiaramente detta dei criteri generali, poi il regolamento di competenza invece della giunta. Sono criteri standard su cui chiaramente non si può dire nulla, sono criteri ampiamente condivisibili che vengono utilizzati in qualunque ente locale. Nonostante, ripeto, anche le difficoltà che abbiamo anche nel formarci, nel studiare proposte con i tempi ridotti che ci vengono dati, però abbiamo predisposto delle proposte di integrazione a questi criteri di cui vi do lettura. Molto semplice, secondo noi, ampiamente condivisibile, di cui io vi chiedo e chiedo a tutto il Consiglio, quindi ai gruppi di maggioranza, di votarli, di valutarli e anche di votarli in questa sede anche senza passare per altri aspetti formali, perché comunque sia stati preparati anche in tempi molto, molto brevi. Allora, noi chiediamo di inserire in questi criteri anche quest'altro criterio, quindi considerato questo, che si lavora bene in un comune, no? Quando ci sono chiaramente amministratori esperti, capaci, competenti e a sua volta dei funzionari, degli impiegati che siano ugualmente capaci, competenti e esperti per quello che devono fare. Poi ognuno chiaramente nel suo ruolo, quindi gli amministratori nel ruolo di indirizzo e di controllo e di verifica che gli compete e gli impiegati nel ruolo chiaramente, gli impiegati funzionari nel ruolo di gestione, esecutivo, con tutto quello che la legge prevede in questo senso.
È anche vero che però affinché questo effettivamente avvenga non basta la norma. La norma ci può essere, quello che occorre è anche un clima, un'armonia, un clima di leale collaborazione, ecco, quindi una comunicazione che è sempre qualcosa che a livello di organizzazione è sempre qualcosa che crea problemi, sempre qualcosa in cui c'è sempre qualcosa da migliorare. Quindi noi cosa vi proponiamo di aggiungere? Di aggiungere questo criterio, miglioramento della comunicazione interna e adozione di modelli strutturali idonei al collegamento unitario dell'organizzazione. La comunicazione sarà intesa come strumento di trasparenza e di stimolo ad un clima di leale collaborazione finalizzata al pieno raggiungimento degli obiettivi. Ancora, impostazione dell'organizzazione del lavoro in modo tale da favorire la partecipazione attiva di ciascun dipendente, la piena responsabilizzazione dei dipendenti in ordine al conseguimento dei risultati, secondo chiaramente il loro diverso grado di qualificazione e autonomia decisionale. Ogni dipendente a seconda del suo ruolo, chiaramente della posizione in cui è nella pianta organica, di quelle che sono le sue mansioni, le vogliamo chiamare funzioni, deve vedere valorizzata la sua partecipazione attiva al lavoro complessivo dell'amministrazione. E in questo senso vogliamo anche inserire questo criterio, attivare forme di sviluppo della funzione propositiva richiesta ai dipendenti e incentivare e poi anche incentivare formule di benessere operativo e collaborativo, no? Perché è questo, è laddove sono incentivate queste formule di benessere operativo per i dipendenti, di benessere organizzativo, si lavora meglio, dove si lavora sereni, si lavora meglio, i dipendenti sono più contenti di venire a lavoro tutti i giorni, danno il massimo, non sentono il desiderio di cambiare comune, di cambiare amministrazione, di andare da un'altra parte perché lavorano bene. Quindi lavoriamo in questo senso. Ancora, e questo penso che anche questo sia ampiamente integrabile, e anche questo è un principio di massima, i criteri di massima che noi siamo chiamati adesso a votare, un ampio riconoscimento dei principi in materia di parità e pari opportunità per l'accesso ai servizi al lavoro. Sono principi che ormai informano chiaramente l'azione di tutte le amministrazioni, lo sappiamo, abbiamo di recente anche svolto delle manifestazioni a favore delle donne, dei diritti delle pari opportunità, poi non è solo per le donne ma per tutti, avremmo gradito in questo contesto un maggiore coinvolgimento anche del Consiglio Comunale, vabbè, questa volta non c'è stato, lo farete la prossima volta, sono sicura. E quindi però al di là di questo inserire un concetto di questo tipo è importante, quindi è sempre importante richiamare pari opportunità e principi di parità, perché se stiamo ancora celebrando determinate manifestazioni è perché questi principi non sono ancora pienamente attuati, quindi vale la pena un consiglio comunale che lo inserisca con tre criteri, poi sarà la giunta sulla base di questi principi, di quelli che ha letto l'assessore e di quelli che stiamo esponendo noi della minoranza, sarà la giunta a fare un regolamento e come le compete. Bene, se siete d'accordo io metto i voti la vostra. Sì, io sono. Ci chiamiamo proprio per. Ma non è semplicemente per questo, per rispetto, diciamo, per rispetto del ruolo, non della persona. Quindi, tutto ciò che detto, i principi, io sono a favore di questa. Chiaramente noi dobbiamo inserirli in un nuovo contesto, quelli che tu accetti adesso elencato. Sì. Quindi io quello che chiedo è di averli questi. E poi lì, se possibile, ripetiamo e rispiamo. Sì, allora il concetto questo è che se noi possiamo anche fornirli, ok? Però bisogna ripassare il Consiglio Comunale, perché sono criteri, cioè il Consiglio Comunale va a adottare dei criteri, quindi noi li riforniamo, però bisogna fare un nuovo passaggio in Consiglio. Certo, sì. Capito? Cioè. Sì, lo rinviamo. Lo rinviamo. Se vuole presentare le proposte, sì, certo. Rinviamo il punto e vediamo. Va bene, facciamo così allora. Quindi dobbiamo votare il rinvio.
Stavo proponendo. Sì, no, no. Era interlocutorio, sì, non sì. Volevo sostituirmi. Quindi propongo di rinviare questo punto alla una prossima seduta, quindi consiglieri favorevoli. Dammi una minuta. Aspetta. Allora, i punti all'ordine del giorno sono finiti, adesso abbiamo ricevuto due interrogazioni, la prima da parte del gruppo consigliare Siamo Siliqua, per il quale appunto è stata richiesta una risposta scritta che abbiamo preparato e che se la consigliera vuole appunto leggere l'interrogazione sì. Risponderà sì. All'interrogazione l'ambiente che è stato perfetto. Allora sì, una semplicissima poi precisazione con riferimento proprio ai punti all'ordine del giorno, qui è stata appunto inserita, anche se non è un punto all'ordine del giorno, è stata inserita perché si dà chiaramente risposta in aula, è stata inserita l'interrogazione presentata dal capogruppo di minoranza, c'è scritto, presentata come lei ha correttamente detto dal gruppo consigliare di minoranza, lo dico per rispetto dei colleghi del gruppo Siamo Siliqua, quindi di Giampaolo e di Maurizio, che chiaramente anche loro sono proponenti di questa interrogazione, quindi certo. Poi ognuno di noi può anche eventualmente proporre qualcosa a sé, però le cose le condividiamo, quindi ci teniamo che anche all'ordine del giorno questa cosa sia evidenziata. Io do lettura dell'interrogazione che abbiamo presentato e poi dirò due parole ulteriori sulla motivazione. Allora, il sindaco comune di Siliqua, l'assessore competente, per conoscenza segretario comunale di Siliqua, per conoscenza responsabile servizio tecnologico manutentivo, per conoscenza responsabile polizia municipale. Oggetto interrogazione urgente a risposta scritta su attività domenica pulita. Premesso che come da comunicazione riportata da organi di stampa è stata organizzata al gruppo consigliare di maggioranza per tutto il mese di ottobre e novembre in parte, la cosiddetta attività domenica pulita, invitando la cittadinanza tutta a partecipare. Che detta attività, svoltasi in più domeniche consecutive, ha comportato la pulizia di strade urbane e strade statali, con sfalcio erba, potature simili ad opera di amministratori locali e qualche comune cittadino. Considerato che l'attività di pulizia strada e sfalcio erba deve essere di regola svolta da operai adibiti a detta attività e in possesso di adeguate abilitazioni, ove utilizzino attrezzature specifiche, decespugliatori, motoseghe, eccetera, che l'attività di volontariato dei cittadini deve avere carattere di occasionalità e accessorietà rispetto alle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni e in ogni caso essere regolamentata. Che in particolare le attività di volontariato similari a quella sopra descritta sono soggette a specifiche regolamentazioni, autorizzazioni e cautele per eventuali pregiudizi e danni che da dette attività possono derivare a terzi e all'incolumità dei volontari medesimi. In particolare, il decreto legislativo 3 luglio 2017 numero 117, il cosiddetto codice del terzo settore, la deliberazione sezione autonomia Corte dei Conti numero 26 del 2017. Tutto ciò visto, premesso e considerato, si interrogano il sindaco e l'assessore competente al fine di sapere se abbiano in qualunque veste autorizzato quanto sopra descritto, se per quanto loro a conoscenza siano state utilizzate per detta attività attrezzature quali motoseghe, decespugliatori, forbici tagliasette, eccetera, se sia stato previsto un progetto preliminare a detta attività, se sia stato previsto un modulo di consenso per i partecipanti, se in particolare siano state previste apposite polizze assicurative a tutela e incolumità partecipanti e di terzi, se siano state adottate le cautele previste dal codice della strada per attività da svolgersi in strada urbana, interna e statale, se siano stati conferiti i rifiuti prodotti dalle attività in conformità a quanto previsto dal regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilabili agli urbani. In attesa di riscontro, il gruppo consigliare di minoranza Siamo Siliqua, Elga Battis, Maurizio Pisu e Giampaolo Boi. Allora, diciamo che abbiamo chiamato questa interrogazione a risposta scritta, diciamo, attività domenica pulita, avremmo potuto chiamarla anche in un altro modo, cioè nel senso, in che senso? Molto semplicemente, chi a casa propria, ognuno fa ciò che desidera, ciò che vuole, nei limiti ovviamente, nella casa comune, che sono anche le strade, il territorio della nostra comunità, invece ogni attività deve essere, diciamo,
gestita in un certo modo, regolamentata. Ora, attività di questo, non, allora, questo tipo di attività è un po' sostitutiva di quella che è l'attività ordinaria che invece compete, diciamo, all'amministrazione, cioè la pulizia delle strade, lo sfalcio dell'erba e quant'altro. Attività similari si fanno, si sono fatte anche in altri contesti, si sono fatte anche similari, non simili, ma similari, già altre volte, nei comuni civici o in altri comuni, organizzate spesso da associazioni, come può essere per esempio Legambiente, che le organizza. Una cosa estemporanea, anche a livello simbolico se si vuole, no, e vengono fatte. Ora, un gruppo consiliare è un'entità che vive, ma che vive chiaramente all'interno del Consiglio Comunale, perché è qui che si forma, è qui che si estrinseca, è qui che vive. Quindi non è un'associazione che è fuori, non è un partito. Un partito potrebbe anche organizzarlo, ok? Detto questo, quindi devono essere appunto regolate, soprattutto attività di questo genere, ma io le faccio un esempio mio personale, che facendo un'attività di questo tipo, la ditta specializzata, utilizzando un decespugliatore, mi spacco i cristalli della macchina, in questo caso pago la ditta, no? Ok, può succedere lavorando, ma in situazioni di questo genere, chi paga se succede qualche danno? Chi paga? Paga il volontario? Paga l'ente? Chi è responsabile se... Ora, la partecipazione dei cittadini a questa attività, sono stati presenti, e questo soprattutto viviamo a Siliqua, quindi queste cose le sappiamo, appunto alcuni amministratori di maggioranza, qualche comune cittadino, quindi non c'è stata una grande risposta, ma ipotizziamo che questa ci fosse stata. E invece di esserci, insomma, poche persone, ci fossimo trovati di fronte a 50 persone, per esempio, cioè senza essere autorizzato, senza essere regolamentato, senza essere gestito. Cioè, noi stiamo dicendo queste cose perché ci teniamo, insomma, che le cose siano fatte in un certo modo, a tutela dell'incolumità e di tutti, della cittadinanza e anche di chi chiaramente opera in questo. Su questi argomenti poi è intervenuta anche la Corte dei Conti. È intervenuta, insomma, perché, e tra l'altro si tratta anche di un orientamento non del tutto pacifico, perché ammette che queste cose vengano fatte tramite associazioni. Per quanto riguarda l'attività dei singoli volontari, le ammette, contrariamente al passato qui non si ammette, le ammette sulla base di specifiche regolamentazioni che devono essere presenti, ok? Soprattutto se si tratta di attività, insomma, così particolari, comunque di attività che possono anche creare problemi o essere dannose. In relazione a questo specifico, no? Cosa si richiede? Proprio qui è la Corte dei Conti. Perché interviene la Corte dei Conti? Perché bisogna evitare, soprattutto se l'attività non è estemporanea, sindaco, ma è continuata per più periodi. Bisogna evitare ogni cosa che possa essere riconducibile a un'attività lavorativa. E questo non è che non si deve evitare così, si deve evitare in modo chiaro, si deve evitare in modo regolamentato. È la Corte dei Conti che lo precisa, appunto, precisa che sia istituito un registro dei volontari, che sia istituito... precisa che cura dell'ente locale assicurarsi che ci sia l'incolumità dei volontari, adottare ogni cautela idonea a evitare possibili pregiudizi ai volontari stessi e alla loro sfera personale, patrimoniale, terzi, ogni rischio e ogni connesso all'attività di volontariato e ogni altro evento che possa modificare le modalità di collaborazione devono essere comunicati al volontario. Inoltre ci deve essere una copertura assicurativa, deve esserci per questo tipo di attività. Ok, soprattutto se è continuativa, prescindere che poi continuativa si intende per più giorni di seguito, una cosa se una cosa estemporanea, una cosa se una cosa che avviene per più giorni, una cosa se è sostitutiva di attività che sono normalmente a carico dell'ente, perché l'attività del volontariato deve essere un'attività accessoria. Noi ci aspettiamo, vi abbiamo chiesto con un'interrogazione lo scorso Consiglio Comunale, provvedimenti amministrativi affinché sia garantita la pulizia delle strade e il decoro urbano. È questo che noi ci aspettiamo dall'amministrazione, è questo che i cittadini si aspettano da noi, sindaco, è questo che dobbiamo cercare di garantire. Detto ciò,
proprio perché noi vogliamo che queste attività comunque vengano fatte però con cura, con attenzione, con rispetto delle regole. Abbiamo anche, è una cosa che già avevamo fatto, anche, avevamo già avuto modo di visionare anche, anche in passato, però una cosa che abbiamo, che vogliamo portare alla vostra attenzione, per cui chiaramente vi chiediamo di valutarla, eventualmente di esprimerci tutti insieme in un prossimo consiglio comunale. Abbiamo anche qui un regolamento per la cittadinanza attiva ed il volontariato civico, quindi che vi presentiamo, lo diamo alla segretaria comunale, se vuole magari, insomma, è un regolamento che può andare bene anche per la nostra realtà, perché è comunque di un comune delle nostre dimensioni, no, quindi può andare bene. Vi faccio un esempio, vi leggo per esempio la parte relativa all'assicurazione. Perfetto, guardi, le consegniamo questo. L'abbiamo visionato, segnato, l'abbiamo studiato, ci sono i blocco prefettale alla posso fare una domanda alla segretaria? Non si potrebbe. Sono stato nominato come uno dei partecipanti. E quindi a questo punto posso chiedere alla segretaria? Non si può. Magari al termine dell'interrogazione. Rispondo io all'interrogazione. Vorrei, prima di leggere quello che abbiamo scritto, rassicurare la consigliera Bacchis che i regolamenti che oggi ci porta l'attenzione già li conosciamo e siamo al lavoro, perché grazie anche alla consigliera Lei che già dalla scorsa consigliatura ci ha messo mano e li stiamo portando avanti. Nei mesi di ottobre e novembre, per le vie del paese, a partire da quelle vicine alle scuole, i cittadini di Sirico hanno dato un esempio di impegno civico che ci piace condividere con tutti. Questa esperienza di volontariato sono nate dal buon senso dei cittadini e dalla voglia di mantenere vivo il senso civico del nostro paese. L'amministrazione lavorerà sempre di più per promuovere iniziative, soprattutto in collaborazione con il terzo settore e dunque col mondo dell'associazionismo. A tal proposito, il patto di sussidiarietà prevede la possibilità di promuovere anche da parte del terzo settore coprogettazione e sostegno dell'autonomo capacità del terzo settore di rispondere ai bisogni della comunità. In questo modo vogliamo intendere il nostro paese, un luogo in cui la tutela ambientale coincide con la tutela sociale e la lotta all'illegalità, da un lato riqualificando e ripulendo spazi pubblici, dall'altro restituendo agli abitanti luoghi più puliti e inclusivi. L'iniziativa denominata Domenica Pulita è un'iniziativa proposta dal gruppo di consiglieri di maggioranza Bene in Comune, che ha coinvolto i consiglieri in quanto liberi cittadini, e alcuni cittadini, in maniera del tutto libera, hanno aderito all'iniziativa con entusiasmo e convinzione. Tutti i volontari, compresi i consiglieri comunali, hanno liberamente scelto sotto la propria responsabilità di dedicarsi alla cura del proprio paese e della propria comunità, assumendosi la responsabilità del loro operare senza mettere in pericolo persone o cose. Si ricorda ciò che dice la nostra Carta Costituzionale, precisamente l'articolo 18 al Roma 1. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Seguendo il dettato di tale articolo, si è dato vita all'iniziativa oggetto della vostra interrogazione. Siamo ben consci del fatto che il cittadino non si possa sostituire alle competenze specifiche della pubblica amministrazione, ma questo non è il caso, perché prendersi cura del proprio territorio attraverso delle azioni positive non è sostituirsi alla pubblica amministrazione, ma un modo per coinvolgere tutti nella cura degli spazi pubblici, un modo concreto di prenderci cura del nostro paese, un modo concreto di sentirlo come bene in comune di cui appunto prendersi cura. È un modo per creare la consapevolezza che per avere un paese pulito e ordinato serve la collaborazione di tutti, la partecipazione attiva di ogni cittadino e che solo tutti insieme si può migliorare. Durante l'iniziativa si è proceduto a estirpare soprattutto in maniera manuale l'erba cresciuta nel dorso del marciapiede, procedendo poi al suo smaltimento in maniera del tutto naturale, al cui il cittadino ha messo a disposizione il proprio terreno privato per il deposito di spazio, che con la loro decomposizione arricchisce il terreno stesso, mentre i rifiuti raccolti sono stati differenziati e puntualmente conferiti alla Caritas Centro.
Sulla questione dell'utilizzo di attrezzature, quali motoseghe che non sono state utilizzate e gli altri mezzi meccanici, si vuole rassicurare gli iscriventi interroganti che loro usano, mi scusi però. Vogliamo rassicurare inoltre gli studenti che, come scritto in permesso, ognuno ha diritto liberamente all'iniziativa, in quanto l'evento si è realizzato su invito di un gruppo di privati cittadini, ancorché facenti parte di un gruppo consigliare che di per sé non è includibile nel terzo settore, motivo per il quale, quindi, non si rende necessaria autorizzazione sindacale, progetti preliminari, moduli di consenso e altro, così come non sono necessari tali atti per il compimento di analoghe attività riguardanti, per esempio, il tratto di marciapiede prospiciente alla propria abitazione. Ci pare che l'interrogazione voglia concentrarsi più sull'aspetto politico, e questo ci pare del tutto evidente, pur di non riconoscere la bontà dell'iniziativa. Ogni cittadino decide come trascorrere il proprio tempo libero, e se si occupa dei beni comuni si può decidere se aiutarlo o stare a guardare. Voi avete scelto di interrogarlo, di portare un'iniziativa civica all'attenzione del Consiglio, di burocratizzare la buona volontà dei cittadini, di rinchiudere un dibattito consigliare su perché un gruppo di cittadini possa venire in mente di occuparsi a titolo totalmente libero e gratuito del proprio paese. Noi siamo dalla parte di chi decide di sporcarsi le mani, di chi partecipa in prima persona al proprio destino, di chi è disposto a chinarsi affinché un altro, cingendo il collo, possa rialzarsi. Posso intervenire? Allora, ha risposto l'assessore all'ambiente, però non ha risposto. Quindi mi dice che per quanto a sua conoscenza non sono stati utilizzati dei mezzi, per cui è prevista, anche se si fa in cantiere, è prevista una specifica autorizzazione, perché se lo fa in casa propria una persona lo può utilizzare, se lo fa in una strada pubblica, che è casa di tutti e casa comune, lo fa con un provvedimento autorizzativo. Quindi mi sta dicendo che lei non ha autorizzato questa attività in nessuna veste, né lei né il sindaco, che tra l'altro è responsabile del servizio tecnologico, quindi è tenuto anche a sapere cosa avviene nel proprio territorio. Ok? Sono state spese belle parole, tante, siamo tutti d'accordo su questi principi, però noi non stiamo parlando di questi principi, stiamo parlando se le cose sono state fatte, come devono essere fatte. O meno, su questo aspetto è intervenuta anche la Corte dei Conti, noi vi stiamo aiutando affinché voi facciate queste cose come devono essere fatte, secondo le regole, ma tutela vostra, e quindi è un aiuto che noi stiamo dando, attenzione, è un aiuto che noi stiamo dando all'amministrazione di cui facciamo parte. E vi preghiamo di tener conto di questo nostro aiuto. Noi vi stiamo facendo un'interrogazione perché le cose siano portate all'attenzione del Consiglio Comunale, perché d'ora in poi siano fatte bene. Abbiamo qui una proposta di regolamento che abbiamo studiato e che vi forniamo, in modo tale che possiamo poi essere chiamati in Consiglio Comunale a votare questo regolamento e a fare le cose, anche queste cose, fatte però bene, secondo le regole. Quindi questa non mi basta, assessore, che lei dica le persone si sono messe volontariamente a farlo. Io sono d'accordo e sono sicura che le persone l'hanno fatto volontariamente, ci mancherebbe altro che l'abbiano fatto sotto costrizione, ma a me questo non basta, ci deve essere un modulo di... Guardi, si informi un po' come fanno anche dalle altre parti, se non si tratta di attività estemporanee, ci deve essere un modulo di consenso, perché a me non basta, non è sufficiente che ci sia un consenso, il consenso deve essere certificato, ci deve essere un modulo di adesione, le cose devono essere fatte così. Noi volontariamente e liberamente organizziamo un aperitivo in piazza, organizziamo una pizzata, laddove invece operiamo, e ancor più mi permetta, se la operiamo come gruppo consigliare di maggioranza, che è un gruppo che non è, come lei ha giustamente detto, un'associazione, quindi non ha le finalità di un'associazione, è un gruppo come il gruppo di minoranza che esiste in consiglio comunale, perché un'associazione può fare determinate cose, un partito politico che, come lei sa, è un'associazione, ok, ma non un gruppo che esiste
nell'ambito del consiglio e basta, perché non ha altra funzione al di fuori del consiglio comunale. Ok? Questo è chiaro, questo deve essere chiaro. Quindi non ci basta un consenso che presupponiamo, ci deve essere qualcosa di scritto se si opera nella pubblica amministrazione. Ci devono essere, deve essere certificato quello che faccio. Perché, assessore, non è successo niente e va bene, siete stati attentissimi e noi non lo mettiamo in dubbio. Ma se fosse successo qualcosa, ma si rende conto? Se invece di aver partecipato 10 persone avessero partecipato, ipotizziamo, perché noi vogliamo questo, avessero partecipato 50 persone in mezzo alla strada, occupandola senza avvertire, senza mettere cartelli quando si fa un'attività in pubblica strada statale, ma scherziamo, ma ne abbiamo parlato di questo con il nostro responsabile della polizia municipale? Sì, ci sono. Non è venuto nessun problema. Non ha fatto nulla, però non c'è nulla di scritto, capito? È per la vostra tutela che lo dico. Ma avreste dovuto, Non avete letto sugli organi di stampa. Se avesse rilevato la comandante dei vigili della polizia locale avesse rilevato qualcosa, non ci avrebbe impedito, avendolo letto voi stessi. Non diciamo avendolo letto non ci avrebbe impedito. Le cose vanno fatte bene. Come hai detto tu, se si tratta di una cosa estemporanea. Non è estemporanea, perché riguarda un mese. Ma quale un mese? Un mese, per più domeniche di seguito. E così, lo sappiamo bene. Io mi sto dichiarando insoddisfatta della sua risposta, perché non mi ha dato una risposta sulla base di quello che noi le abbiamo chiesto. Non mi ha dato una risposta. E noi, mi permetta, sindaco, semplicemente una cosa. Per dimostrare qual è il nostro intento, noi vi vogliamo aiutare e fornire una copia del regolamento che noi abbiamo già visionato e studiato affinché sia portato in consiglio comunale, e d'ora in poi queste cose le facciate, e le facciate col fatto che venga cose similari, non sostitutive a quella che sono i doveri dell'amministrazione per cui il cittadino paga le tasse per fare queste cose, perché da d'ora in poi le facciamo come devono essere fatte, sulla base di un regolamento, tutelando i cittadini, tutelando quelli che partecipano e tutti quanti. Quindi se non è una buona volontà questa nostra, qual è la buona volontà? Noi vi stiamo facendo una proposta. La invito a concludere. E consegnando questa copia del regolamento. La fermo perché il regolamento è pronto, l'ha predisposto la consigliera Lai. Allora, se lo volete impegnare, poi... Aspetta un attimo. Perfetto, il regolamento è pronto. Possiamo fare però... E la proposta vuol dire che non l'accettate. Quindi noi abbiamo fatto una proposta per aiutarvi e non è stata accettata, neanche di prendere in considerazione. Perfetto. Voglio rispondere, mi dispiace che la mia risposta non sia stata esaustiva. Non è stata esaustiva. Per cortesia però, io non l'ho interrotto, ho parlato di bene. Prego, parli. Superiorità in consiglio, perché qui siamo tutti uguali, siamo tutti consiglieri. Assolutamente. Io sto rispondendo a una sua interrogazione, l'ho fatta educatamente. Ho aspettato che lei finisse per poter continuare, però se si è presa più dei 5 minuti che danno il nostro regolamento comunale, che è ben dovrebbe sapere. Quindi le dico ancora. Per ogni frase che però mi ricordo di essere ma lei parli quando vuole parlare in consiglio comunale, il regolamento, come ha ben detto anche la sindaca, è pronto, l'ha predisposto la consigliera Lai, quindi se ne parla, se ne discute il consiglio e ne parliamo magari le prossime volte. Per quanto riguarda questa iniziativa, io vorrei rassicurare anche su un'altra cosa, innanzitutto ho letto gli atti che lei ha legato, quindi la sentenza, e nella sentenza si avverte anche in qualche modo degli orientamenti diversi a seconda delle corti regionali, quindi orientamenti diversi che vanno da quella della Lombardia a quella della Toscana a quella del Piemonte, perché non è pacifico in qualche modo che i sindaci chiedono, ma i nostri cittadini, perché non è soltanto
consigli quel caso, ma ci sono altri comuni dove i cittadini fanno anche l'operato civico, i nostri cittadini possono fare questo tipo di volontariato e la Corte dei Conti risponde. Addirittura ha cambiato, in alcuni casi la Corte ha detto ci vuole l'assicurazione, non ci vuole l'assicurazione, in altri casi ha detto che le delibere del Consiglio Comunale che stabiliscono che ci siano sgravi orari non sono legittime, perché deve l'attività di volontariato è un'attività libera, si concentra molto anche su questo, la libertà della decisione di fare volontariato, che è una cosa bellissima, è una cosa bellissima. Io vorrei concentrarmi anche sul titolo quinto della nostra Carta Costituzionale, che è l'articolo 118, comma 4, dice che Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli associati per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà. Ora, io mi dispiace portare l'attenzione del Consiglio, però ho fatto tante iniziative di volontariato ambientale, pulizia delle spiagge, pulizia dei boschi, e l'unica cosa che veramente conta è la condivisione dell'idea generale e del voler bene al nostro ambiente. Per cui mi dispiace di non averla, in qualche modo, di non averla, perché immagino non sia solo io che sto parlando a nome del gruppo, ho parlato gruppo di minoranza, siamo sì qua. Mi dispiace di non averla in qualche modo, ma non mi pento di quello che ho fatto, lo rifarei, e sulla prossima gradazione del regolamento credo che ci lavoreremo. L'abbiamo già quasi fatto, quasi terminato, però non credo che, come ho detto durante la risposta alla sua interrogazione, dobbiamo burocratizzare così questa iniziativa. Non so perché. Perché non siamo degli sprovveduti, siamo delle persone adulte che quando hanno messo in essere questa iniziativa l'hanno fatto non soltanto per la voglia e la volontà civica di poterlo fare, ma anche tenendo presente che ci sono delle regole, che non viviamo in uno stato senza regole, e soprattutto la prima preoccupazione è stata quella di non mettere in pericolo i nostri stessi cittadini. Quindi, ripeto, sono un po' alibito da questa interrogazione e concludo così. Posso? No. Ha chiesto la parola. No. Cosa vuol dire? No. Può dire che non può. Ha chiesto la parola. Va bene. Non avete accettato la nostra proposta, questo è chiaro. Non accettate proposte da parte della minoranza. Allora, noi l'accettiamo nel momento in cui la consigliera presenta il suo regolamento. Non è giusto nei confronti del consigliere che ci ha lavorato per diverso tempo, quindi noi poi accoglieremo il vostro regolamento, sì, se sarà necessario, sì, integrarlo. Sì, noi vi abbiamo aiutato, non so se è chiaro. Bandiera bianca, scusate ragazzi, cioè, voglio anche un pochettino sciogliere questa cosa. Io non sapevo, tra le altre cose, che c'era in corso un programma che si sta sviluppando, no? Per quanto riguarda l'oggetto in causa. Però voglio fare una considerazione e voglio partire un po' da lontano, 5 minuti forse sì, 5 anche sì. Sapete bene che io sono sempre stato un po' in giro per il mondo e anche in Italia. E tra i miei innumerevoli trasferte ricordo questa di Loro Ciufenna, che è un paese di 2200 anime sull'Appennino tosco-romagnolo. E la ricordo soprattutto perché è un paese della comunità montana, anche quella, con 2000 persone. E ho conosciuto questo professore di italiano, mi è rimasto in mente soprattutto oltre per il piacevole dialogo con cui passava un po' il tempo, anche perché poi la moglie, che era originaria di Isigi, tra le altre cose, di tanto in tanto ci facevamo delle battute.
e mi ricordava sempre che in questi, nelle realtà di questi piccoli paesi, lui diceva sempre che le strade dell'inferno sono lastricate di buone intenzioni, da buon professore, ma sino a quando non si trasformano in atti pratici e concreti, lasciano il tempo che trovano. Spesso siamo animati da buoni ideali, ma poi pigrizia, poca convinzione, paura del giudizio. Deve togliere la parola anche al consigliere. Su che cosa sta parlando il consigliere? Su che ordine del giorno sto parlando? Ma lei mi ha sembrato un'interrogazione. No, questa è risposta alla loro. Non può, non può, non può parlare a noi, non può parlare neanche io. Credevo fosse l'introduzione. Scusa, cambio settore. Cambio settore, scusate. Io volevo aggiungere qualcosa in merito. Però, scusate se mi permetto, visto che non posso parlare. Non puoi parlare. Quello che non puoi fare è un dibattito su un'interrogazione. Non è un dibattito. Sì, sto facendo non puoi intervenire, è così. Ma ho fatto una cosa. È così, era così per loro, ed è così anche per te. Ma forse non mi sono spiegato io, scusate. Io ho preso atto di quello che era l'ordine del giorno. Sì. E tra le altre cose, tramite PEC, vi ho trasmesso un nostro documento. Sì, stavo motivando. Ma è un altro punto. Ma tu stai esponendo il tuo documento? No! Allora devi fare quello devi fare, non altro. Perché adesso non c'è il dibattito su punti precedenti, adesso comunque, c'è il tuo momento. Comunque in ogni caso, se vi capita, aprite la PEC e vedete di che cosa si tratta. Ok? Va bene, ma... Riguarda, però anticipo solo così. No, non può farlo, perché l'hanno tolto a noi la adesso, parola. Adesso, Mario, devi esporre la tua interrogazione. Ok. Consigliere, può esporre la sua interrogazione, quella che è pervenuta al protocollo. Prego. Ok. E quindi poi verrà, comunque aprite la pelle per esempio. Abbi pazienza anche tu. Vabbè, ma c'è un ordine del giorno, rispettiamo. E questo faceva parte dell'ordine del giorno, riguardava la loro interrogazione. Ma non c'entra niente, non c'è dibattito sull'interrogazione, cioè domanda, risposta, replica, contro replica, fine. Basta, e io non posso fare una considerazione? No. Perfetto, ok, chiedo scusa. Prego. Allora, cominciamo. L'oggetto era interrogazione urgente a risposta orale in aula relativa alla motivazione della scelta della deliberazione della giunta comunale numero 67 dell'11 novembre del 22 riguardante l'organizzazione iniziativa culturale sul fascismo. Il sottoscritto eccetera eccetera, premesso che in occasione delle prossime festività natalizie è stato stilato un programma ad oggi ancora provvisorio o quasi completamente ultimato, con il coinvolgimento di tutte le associazioni, commercianti e hobbisti presenti a Silipo. Considerato che per la realizzazione dei singoli progetti presentati non vi è stata la possibilità di sovvenzione da parte del Comune per mancanza di fondi, e questo è sacrosanto. Premesso che concordiamo per ricordare la cosiddetta marcia su Roma, un colpo di Stato organizzato dalla Partito Nazionale Fascista, eccetera, eccetera, che dopo aver modificato le leggi elettorali in senso fortemente maggioritario, Mussolini eccetera eccetera, che il 30 maggio il deputato Giacomo Matteotti durante la seduta alla Camera denunciò le violenze e i brogli elettorali e il 10 giugno più fu rapito e ucciso, che nel corso del 1925 vennero varate le leggi fasciste eccetera eccetera, ok, che il regime fascista si impegnò eccetera eccetera, ok, per dire, evidenziando che siamo a conoscenza e siamo solidari, siamo nati antifascisti, siamo antifascisti e così via, che il regime fascista si impegnò nella creazione del consenso eccetera eccetera, ok, affinché le nuove generazioni non dimentichino il ventennio fascista, combattendo ancora oggi il fascismo con fermezza e sostenere il più possibile percorsi rivolti ai giovani di diffusione dei valori dell'antifascismo, della resistenza, della pace, del contrasto e odio al razzismo. Si chiede però a che titolo è stato inserito nel periodo delle feste natalizie la deliberazione della giunta comunale numero 67 con oggetto organizzazione e iniziativa culturale del fascismo organizzata in collaborazione con l'ISASCO
istituto sardo per la storia dell'antifascismo e della società contemporanea, da tenersi a Siniqua nel periodo dicembre 22 giugno 23. Vista l'importanza dell'argomento trattato, è meritevole di ben altra attenzione e altro spazio da dedicare, troviamo inopportuno inserire in questa iniziativa il contesto natalizio e chiediamo quindi a che titolo e con quale giustificazione riconoscere un rimborso delle spese per l'ospitalità di alcuni dei relatori per un importo di euro 1000, visto che l'ISASCO, Istituto Sardo per la Storia del Fascismo, è un'organizzazione non profit. Se è stato considerato da parte del sindaco e di tutta la giunta che, viste le restrizioni delle casse comunali, nessun rimborso o sovvenzione è stato riconosciuto ad associazioni o commercianti o hobbisti residenti, e invece viene riconosciuto un rimborso spese per un evento, secondo noi tardivo, visto le date dell'evento, e che poco a che fare con festività natalizia del 2022. E a proposito di tempistiche, apprezziamo invece quella con cui è stata organizzata la giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25/11/22. Proponiamo quindi di spostare l'evento in data non concomitante al periodo natalizio, onde evitare un evidente disagio da parte dei nostri concittadini. Questo non c'era l'interpellante? No, questo l'ho aggiunto io adesso. Cassa. Cassa. Allora, do lettura della risposta all'interrogazione presentata dal consigliere Agostini alla giunta e da parte della giunta, appunto. Quindi, consigliere Agostini, prima di entrare nel merito della sua interrogazione, mi permetta alcune annotazioni di carattere tecnico riguardanti la presentazione dell'interrogazione stessa, vista l'importanza dell'argomento trattato. Raccomandiamo nelle prossime occasioni di presentare l'interrogazione firmata e in un formato che non sia modificabile, in modo da preservare l'integrità del testo. Le ricordiamo che nel Consiglio Comunale di Siniqua non è prevista la figura del Presidente del Consiglio, in quanto la Sindaca svolge anche la funzione di Presidente, per cui è sufficiente rivolgere l'interrogazione alla Sindaca, eventualmente all'assessore competente. Le ricordiamo infine quanto previsto dall'articolo 31 del Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale, citiamo testualmente: l'interrogazione consiste nella domanda se un determinato fatto sia vero o se di esso ne abbia avuto notizia il sindaco o la giunta, o se per determinati affari il sindaco o la giunta abbiano adottato o stiano per adottare dei provvedimenti. Entrando nello specifico della sua interrogazione, lei ci chiede testualmente a che titolo è stata inserita nel periodo delle feste natalizie la deliberazione della giunta comunale numero 67 dell'11/11/2022 con oggetto Organizzazione Iniziativa Culturale sul Fascismo, organizzato in collaborazione con l'ISASCO, Istituto Sardo per la Storia dell'Antifascismo e della Società Contemporanea, da tenersi in Siniqua nel periodo dicembre 2022-giugno 2023. La risposta a questa domanda è semplice, si divide in due parti. Innanzitutto, la delibera in oggetto non è stata inserita nel periodo delle feste natalizie. In secondo luogo, la risposta alla domanda a che titolo la trova nella premessa della stessa delibera. L'amministrazione comunale di Siniqua intende promuovere e sostenere attività di conservazione, ricerca, didattica e formazione mirate a mantenere viva, rinnovare, approfondire e divulgare la memoria degli avvenimenti, delle persone e dei luoghi, dei processi storici e delle transizioni, affinché dalla storia si possano trarre insegnamenti per le generazioni attuali e future e sviluppare cittadinanza attiva e senso civico. Le chiede ancora a che titolo e con quale giustificazione riconoscere un rimborso delle spese per l'ospitalità di alcuni dei relatori per un importo massimo di 1000 euro, visto che l'ISASCO, Istituto Sardo per la Storia dell'Antifascismo e della Società Contemporanea, è un'organizzazione no profit. No profit ci viene in soccorso la Treccani. Si dice di organismi privati molto diversi fra loro, associazioni, comitati, fondazioni, eccetera, unificati dal divieto fissato per statuto di distribuire i profitti ai membri che ne fanno parte o ai dipendenti. Quindi il riferimento sono i profitti che un'associazione non può distribuire tra gli associati, non le spese che l'associazione stessa sostiene.
In caso contrario, non sarebbe possibile erogare i contributi comunali a nessuna delle associazioni locali che annualmente ne fanno richiesta e che nella gran parte delle occasioni li ottengono proprio sotto forma di rimborso per le spese sostenute puntualmente documentate. Chiede infine se è stato considerato da parte del sindaco e della giunta tutta che, viste le restrizioni delle casse comunali, nessun rimborso o sovvenzione è stato riconosciuto ad associazioni o commercianti o hobbisti residenti ed invece viene riconosciuto un rimborso spese per un evento, secondo noi tardivo, visto le date dell'evento, dicembre 2022 e giugno 2023, che poco a che fare con le festività natalizie 2022. Condividiamo la sua sensibilità verso le festività natalizie, ma specifichiamo, non è che l'iniziativa in oggetto abbia poco a che fare con le festività natalizie, non ne ha proprio niente a che fare. Per gli eventi legati al Natale abbiamo fatto ai soggetti coinvolti, cioè associazioni, commercianti e hobbisti, un discorso chiaro e onesto. Le nostre possibilità quest'anno sono ridotte. Dobbiamo reperire i fondi per poter affrontare le spese generali delle manifestazioni e l'adesione richiede una forma di partecipazione diversa. Abbiamo chiesto loro un sacrificio, un atto di generosità. La risposta nella stragrande maggioranza dei casi è stata positiva. Le proposte sono state tante e il calendario sarà ricco e variegato. Questo riteniamo significa aver colto la sostanza del nostro invito, anche al di là dei tentativi di strumentalizzazione che ci sono stati. Lei parla di un evento tardivo. Dobbiamo dirle, visto che evidentemente non è chiaro, che non si tratta di un evento, si tratta di un ciclo di incontri che proprio per le sue caratteristiche richiede un tempo di svolgimento prolungato, un calendario strutturato e complesso e una pianificazione seria, tant'è che partirà verosimilmente a gennaio e proseguirà fino a giugno. Lei scrive al termine della lunga premessa affinché le nuove generazioni non dimentichino il ventennio fascista combattendo ancora oggi il fascismo con fermezza e sostenere il più possibile percorsi rivolti ai giovani di diffusione dei valori dell'antifascismo, della resistenza, della pace e del contrasto a odio e razzismo. Lo condividiamo ed è proprio per questa ragione che ci sembra necessario proporre e sostenere iniziative di questo tipo e farlo con la collaborazione di chi, come l'ISASCO, a questa missione si dedica con rigore e competenza, in connessione con la rete Parri, che fonda la propria attività sui valori ispiratori della resistenza espressi nella nostra Costituzione e sugli ideali dell'antifascismo, della democrazia, della libertà e del pluralismo culturale, alla quale fanno riferimento 64 istituti associati e 11 enti collegati, diffusi sull'intero territorio nazionale. No, l'unico cosa che mi dava era il periodo di dicembre, che era proprio in concomitanza, e sappiamo poi del periodo appunto dell'anniversario della Resistenza, che era di ottobre, insomma, quindi si andava inserito in questo Roma, in sì, c'hai ragione, la marcia su Roma ed è oggetto della discussione, no, perché da lì è partito un po' il tutto, giusto? Ok, quindi se era inserito in quel contesto, avendo visto la data del dicembre, dico, vai, probabilmente si accavallano le cose e si può creare qualche pregiudizio in merito da parte dei nostri compaesani, che siete ottimisti veramente, però in strada non si dice che siano tanto entusiasti. E qui c'è, nessuno vuole ribattere? Allora la seduta è tolta e consegniamo la risposta al consigliere. Comunque, esatto, vieni a casa mia a pulire, visto che a me non mi piace.